lui vorrebbe, penso, percorrere l'itinerario di Dio nella storia umana, cioè Mesopotamia, Damasco, eccetera, eccetera. Questo sogno esiste, quando lo potrà fare? Nel frattempo il Papa andrà a Gerusalemme, Betlemme, Nazareth, ma la data io ancora non ce l'ho. Questo non lo avevo detto mai, ma è un sogno che c'ha il Papa, che una volta mi ha detto, no, il mio sogno sarebbe fare questo. E su questo inedito sogno del Papa si chiude la lunga e intensa giornata vissuta dalla Chiesa Cattolica. Una giornata che qui si preferisce definire importante piuttosto che storica. Si sottolineano infatti gli aspetti politico e diplomatici più di quelli di un dialogo religioso già avviato da tempo. E si dà molto peso al contesto internazionale entro il quale questo riconoscimento avviene.